No, Brunetta, perché no, fallisce tutto, no? Fallisce la Grecia, la sinistra fallisce. Ovunque ci voltiamo è tutto un fallimento. In Italia, se ci avete fatto caso, c'è solo una categoria che non fallisce mai, che è quella degli architetti. Fateci caso, qualunque cosa succeda, gli architetti non falliscono mai. A me piacciono molto gli architetti, ma non quelli di una volta, quelli che facevano quei palazzi inguardabili, il Bernini, il Brunelleschi, quel Michelangelo. Facevano quelle cose orrende, brutte, che oggi direi Michelangelo. No, a me piacciono molto gli architetti di oggi, quelli che si riempiono la bocca molto di Le Corbusier e Frank Lloyd Wright, no? Io ho fatto fare una casa, cazzo, l'Appennino Ligure. No. Ecco così, scusa. Ho fatto fare una casa sull'Appennino Ligure, ho fatto una casa di merda, però questo qua mi avrà ripetuto 150 volte Frank Lloyd Wright, capite? Ecco, è molto glamour l'architetto di oggi, non so se lo vedete. Milano, Expo 2015, una grande esposizione internazionale all'insegna della biocompatibilità. Un grande parco, vie d'acqua, verde, coltivazioni e soprattutto aquiloni che si liberano leggeri nell'aria per festeggiare una ritrovata a Rho. Ne parliamo con Massimiliano Fuffas, architetto, designer, art creator, lifestylist. A un certo punto... Sì? Ho scoperto qualcosa di straordinario. Ah, cosa? Mm? No, stavo parlando. Ha scoperto qualcosa. È una cosa, non so se lei sa che per il 2015 sì? C'era questa cosa meravigliosa che aveva proposto Abbado. C'era il progetto Abbado. Ah, sì, quello di portare degli alberi. Di portare degli alberi a Milano. Sì. Mm. 90.000 alberi. 900 milioni di alberi. Ah, 900 milioni di alberi. Ma dove li avreste presi, questi alberi? A Brescia. Ah. Scusi, ma Brescia rimaneva senza alberi. No? Chiedo se... Non si nasconde. Tanto chi ci va a Brescia al 2015? Ho capito. Quindi lasciavate Brescia senza alberi. Federico, puoi cercare Brescia su Wikipedia? Per favore? Spero la conosca. Proprio noi, proprio a un certo punto, Abbado, questo era il progetto Abbado, abbattiamo però gli alberi a Brescia e noi a Brescia li avremo sostituiti con degli alberi in cemento. Ah, a Brescia alberi di cemento. Avevamo scelto degli alberi in cemento straordinari con tre tipi di grigio: grigio cemento, grigio lacca, grigio ciliegia. Ah, e com'è il grigio ciliegia? Un grigio. Sì, ma com'è? Ciliegia. Ah, vabbè, però poi questo progetto abbiamo letto che non si è... No, non abbatterete più alberi. Abbado voleva abbattere gli alberi, ma non riusciamo ad abbattere gli alberi di Abbado. E quindi cosa farete? Faremo un gesto di design estremo. Tipo? Abbattiamo Abbado. Contemporaneità e sperimentazione tecnologica nel segno della solidità degli edifici. La solidità può coniugarsi con la bellezza? No. Com'è? E proprio noi dell'Archi Bellezza ci siamo visti in quella città che adesso come si dice? Ma non importa. Tokyo, Tokyo, simile. E che ne so io? Ma cos'era? Johannesburg? Cos'era? Non lo so. La Spezia, mi scusi. Ci siamo visti proprio alla Spezia e noi ci siamo detti, ma e se facessimo una casa che non ha struttura? Come, scusi, no? In che senso non ha... Che non ha fondamenta, non ha niente. Ah, senza... Qualcosa di straordinario. Senza forse fondamenta. Ma con qualche muro maccio innato qui. Ma come? Un muro... ma scusi, cioè, senza muri, senza niente? Ma scusi, e come fa a stare la casa? No, ma crolla. Ho capito, ma... Scusi, è inutile che mi faccia vedere gli alberi. Quindi queste case che crollano. Cioè proprio subito, no?
Non so se si capisce che questo è un pentagono. No, no, guardi, scusi, no, è un esatto. La casa, lei però deve pensare che l'architetto sì. persegue un valore di bellezza. Un valore di bellezza, che però... Questa casa crolla, certo, però sì. devi pensare che in questi due secondi che rimane su, pensi alla bellezza di questo. Passa sì, uno e dice, che bella casa, brum brum. Ah, scusi, architetto, però perché uno dovrebbe comprarsi una casa che crolla? Dopo cosa gli rimane? Il mutuo. Complessità urbana e nuove tecnologie innovative per una città da abitare. Mi sono tagliato con la carta. Mi dispiace, architetto. Federico? Sì, vabbè, dopo cerca magari... su Wikipedia, taglio con la carta. Sì, ma è inutile che lo cerchi. Vogliamo parlare di Napoli? E poi muori? No, anche no. E c'è qualcosa di straordinario che proprio noi stavo pensando. Sì. Proprio adesso io... No, non voglio parlare. Io adesso no. mi proverò a disegnare... Cosa? Un sedia. Non so se capisce questo, un sedia. No. Così si capisce? No. Così si capisce? No. Così si capisce? No. Perché questo è design. Ah, cioè? Se si capisce? È una sedia. Se non si capisce? È. Design. Ho capito. E lei, se noi vogliamo, ci piacerebbe molto soppalcare Napoli. Ah, quindi vuole parlare di Napoli. Non so se si capisce che questo è Napoli, col Vesuvio. No, no, non si capisce. E si è scoperto recentemente questa capacità sì. dei partenopei sì. di partire da un metro quadro basico sì. e farlo diventare 5.000 metri cubi. Sì, si chiama abusivismo. E proprio noi ci siamo detti, perché non soppalchiamo Napoli? Facciamo un soppalco sulla Napoli stessa. Ma come un qualcosa soppalco? Qualcosa di straordinario. Ma, scusi, no, ma come si ma fa? Ma non poggia da nessuna parte questo ponte, capisci? Ma cos'è è completamente strallato questo ponte. Ma cosa... Non so se capisce no, non che si è strallato. Ma si può ma fare? C'è già la tecnologia per poterlo fare. Sì. Ah, ma ve lo fanno fare? No, no, no. Ah, no. E cosa vi fanno fare? Un ripostiglio a Cremona. Ho capito. Ma senta... No, ecco, si dice spesso che l'architettura... ho la tossella. No, mi spiace. Lei deve pensare che l'architettura è sempre sì. un pelo avanti al pensiero comune, capisce? Certo. No, no, addirittura certo. Si dice proprio, si sa che l'architetto sì. è la professione più antica del mondo. No, io ne conoscevo un'altra, ma non... Cioè, si dice addirittura che... l'architetto, sì. pensi, sì. Proprio esisteva prima di Dio. No, guardi, ma no, non è possibile. Federico, perché... me lo confermi? No, no, ma non chieda Wikipedia. A Federico, che prima di Dio non c'era niente, anzi si dice che Dio abbia creato l'universo dal caos. Da che cosa? Dal caos. Prima di Dio c'era? Il caos. E secondo lei il caos, chi l'ha creato?